Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si molava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo». Il Vangelo di oggi è l'istituzione dell'Eucaristia nella versione dell'Evangelista Marco. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: «Il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?» Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Marco mette in fortissima relazione l'istituzione nell'ultima cena dell'Eucaristia con la morte di Gesù. Infatti, il primo versetto del nostro brano del Vangelo mette in parallelo il sacrificio dell'agnello nel Tempio con l'ultima cena di Gesù. La Pasqua è una Pasqua di liberazione. Il popolo ebraico vive la sua liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Così il sacrificio di Cristo, istituito nell'Eucaristia, è un sacrificio di liberazione dell'umanità dalla morte e dal peccato. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Noi che celebriamo oggi l'Eucaristia, celebriamo un'azione di grazie. Ringraziamo il Signore perché Gesù Cristo si è sacrificato per noi. Continuamente la Chiesa, quando celebra l'Eucaristia, offre al mondo questo mistero pasquale. Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. L'Eucaristia, perciò, è un'azione di grazie, ma ha sempre una dimensione sacrificale. Noi sacrifichiamo l'agnello sull'altare, nella consapevolezza che Cristo morto è risorto. È l'agnello che vince il peccato del mondo. La Chiesa continua a celebrare l'Eucaristia fino all'avvento definitivo di Cristo. Ogni Eucaristia porta con sé un aspetto escatologico. Ogni volta che ci nutriamo del corpo e sangue di Cristo, il corpo e sangue di Cristo ci assimila a Lui. Diveniamo sempre più simili a quel Cristo che si è offerto per noi. La nostra umanità si trasforma e diventa un'umanità nuova. Un'umanità che partecipa della stessa divinità di Cristo. L'Eucaristia, perciò, è il viatico, è il cibo spirituale che ci permette di vivere nella nostra storia quotidianamente, di affrontare le difficoltà di tutti i giorni, di vivere anche i nostri stessi limiti. Nell'incontro definitivo con Cristo terminerà il momento eucaristico e avremo la piena comunione con il Signore perché lo vedremo così come Egli è.